Amici di Horeca Focus, bentornati. È passata l'estate e finalmente abbiamo ricominciato il nostro ciclo di trasmissioni. Oggi inauguriamo la nuova stagione, quella autunnale, anche se potremmo dire fine estate, autunnale invernale 2022-2023 con un ospite d'eccezione, perché non era mai stato intervistato da noi, salvo che per un'intervista appunto per la nostra rivista Vending News, Stefano Berruto, l'amministratore delegato di Pasta Berruto S.P.A. Stefano, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, buongiorno, benvenuto dunque nel nostro Horeca Focus. Noi abbiamo 12-15 minuti come nostro solito per andare ad approfondire uno dei temi del momento e nel vostro caso diciamo che ci sarebbe tantissimo da dire. Innanzitutto, in un minuto, ti raccomando la tempistica, parliamo del brand Pasta Berruto. Qual è la storia di Pasta Berruto S.P.A.? Pasta Berruto è nata dalla fusione di due aziende piemontesi storiche. È nata nel 2014 dalla fusione di Pasta Arrighi, che aveva sede storica a Carmagnola, e Italpasta, sede storica alla Loggia, tutti in provincia di Torino e in qualche modo in momenti diversi appartenenti alla nostra famiglia. Va detto però che le radici dell'azienda sono affondate molto più lontano, perché la nostra radice nel mondo della produzione della pasta, della trasformazione dei cereali, risale a fine 800, per la precisione al 1881. Pasta Berruto S.P.A. è stata creata per unire, mettere assieme e rafforzare la nostra presenza nel settore. Beh, io ho visto proprio pochi giorni fa che siete presenti, e siete, diciamo, siete ben presenti alla festa del peperone di Carmagnola. È un vostro classico, direi. Beh, sì, certo. Noi, avendo la nostra sede qui a Carmagnola, non ci possiamo esimere dal sostenere le attività legate a questa festa grandissima, che è la Fiera Nazionale del Peperone. Il peperone di Carmagnola è diventato un prodotto molto conosciuto in Italia e in alcuni casi si può dire nel mondo. Sosteniamo la città di Carmagnola nel finanziare questa iniziativa e abbiamo i nostri spazi, quindi se per caso vi capiterà di visitare Carmagnola nei prossimi giorni, la fiera è attiva ancora per qualche giorno, abbiamo i nostri spazi di show di prodotti e di preparazione di cucina di prodotti di pasta. Voi realizzate tante specialità e nell'ultimo biennio vi siete contraddistinti per una novità rivolta al mercato del fuoricasa e della distribuzione automatica del vending, che si chiama Berruto Pasta Cup. È così? Sì, hai detto bene, la nostra gamma di prodotti copre un po' tutto ciò che ha a che fare con la pasta. Siamo presenti naturalmente con tutta una gamma di formati normali, tradizionali, di specialità, eccetera. Negli ultimi due anni siamo sul mercato con un prodotto molto innovativo nel mondo della pasta, che è Pasta Cup, Berruto Pasta Cup, che è frutto di alcuni anni di ricerca e sviluppo, di test e tentativi fatti. Si tratta di una pasta precotta con dei tempi di preparazione e delle modalità di preparazione estremamente semplificati e velocissimi, che si adatta particolarmente bene alle esigenze del vending, del consumo fuori casa e di tutta una serie di consumi, diciamo, in momenti alternativi a quelli in cui tradizionalmente la pasta viene consumata. Stefano, come nasce quest'idea, questo prodotto, che è un prodotto assolutamente unico sul mercato italiano e direi, viste le caratteristiche, sul mercato mondiale? Beh, la genesi è piuttosto interessante, perché in realtà è nata in un momento di confronto interno all'azienda, in cui attorno al tavolo c'erano responsabili di varie funzioni e ci siamo ritrovati così un po' per curiosità ad analizzare i dati
di consumo nel mondo di Oriental Noodle, quindi della versione orientale, diciamo, del nostro prodotto, e condividendo così un po' di idee con i tecnici dell'azienda ci siamo cominciati a chiedere come potevamo utilizzare la nostra esperienza, le nostre capacità nel produrre pasta, facendo diventare la pasta un'alternativa all'Oriental Noodle. Ed è nato così il nostro progetto, tutta l'attività di ricerca e sviluppo per poi arrivare alla finalizzazione del prodotto, che è quello che stiamo producendo e vendendo da un paio d'anni. Ecco, questo rappresenta per voi una grandissima sfida. Parliamo dunque appunto di come immediatamente dopo averla pensata siete andati a realizzare tutto quello che è l'indotto produttivo, il packaging, il marketing, il messaggio da dare al consumatore che può utilizzarlo in una, con una preparazione di pochissimi minuti, avendo un prodotto fresco e genuino. Come ho detto, l'idea di partenza era quella di avvicinarci come modalità di preparazione e consumo al mondo dell'Oriental Noodle. Allo stesso tempo però volevamo essere il più lontani possibile da quel mondo. L'Oriental Noodle è spesso considerato un prodotto tra i meno salutari, data la lista degli ingredienti che normalmente lo caratterizzano. Quindi, partendo dalla nostra pasta di semola di grano duro, che è uno degli alimenti più sani e più semplici che si possano immaginare, abbiamo testato tutta una serie di modifiche sul processo produttivo per arrivare poi a mettere a punto un processo di cottura, di pre-cottura della pasta utilizzando vapore, quindi senza aggiungere grassi o altri ingredienti come avviene invece per altre famiglie di prodotti. Abbiamo testato varie soluzioni per il confezionamento, vari formati e vari materiali per arrivare poi all'attuale packaging, che è una cup in carta, quindi smaltibile nella carta e quindi perfettamente riciclabile e sostenibile dal punto di vista ambientale. Devo dire che una delle attività più importanti nello sviluppo del prodotto ha riguardato la ricerca e selezione degli ingredienti per la composizione del sugo, che è un sugo che si caratterizza per la sua naturalità, quindi ingredienti tutti al 100% naturali, senza aggiunta di coloranti, conservanti, olio di palma o altri ingredienti estranei all'origine dell'ingrediente stesso. Ecco, allora hai parlato di sugo, parliamo dunque di condimenti e quindi dell'offerta, quindi le varie selezioni di prodotto che andate a proporre al mercato. Sì, il prodotto è stato lanciato ed è tuttora presente sul mercato in una gamma di 5 referenze che si dividono su 4 formati di pasta diversi, combinati poi a loro volta con dei sughi che riproducono molto fedelmente ricette della cucina nazionale. Quindi abbiamo un prodotto, una cup al pesto, ne abbiamo una all'arrabbiata, abbinata con le penne, la pennetta, le penne all'arrabbiata, i fusilli al pesto, tagliatelle alla carbonara, tagliatelle ai funghi e me ne manca una, il maccheroncino pomodoro e mozzarella. Questi sono tutti buonissimi. Io ho avuto modo di assaggiarli uno a uno e devo dire mi sono alquanto meravigliato per il risultato ottenuto. Pochi minuti nel microonde con l'aggiunta di acqua a integrazione ed è venuto fuori un prodotto davvero spettacolare. Sì, ti ringrazio. Integro ciò che hai appena detto dicendo che la preparazione può essere fatta sia aggiungendo acqua fredda, assicurandosi di rispettare il livello che è indicato all'interno della cup, per poi passare per circa 3 minuti in microonde, oppure aggiungendo, qualora sia disponibile, acqua calda bollente da bollitore o quel che è disponibile,
anche in questo caso una preparazione che dura 3 minuti, quindi tutto è estremamente semplice e abbiamo queste due modalità possibili di preparazione del prodotto. Beh, già prepararlo in pochi minuti in ufficio o anche a casa, e questo, e qui parliamo poi di settore retail, che il terzo settore di cui non abbiamo parlato, perché prima abbiamo appunto indicato il prodotto per la distribuzione automatica, il vending, e per il fuori casa, l'oreca. Ma questo è un prodotto utilizzabile comodamente per coloro che a fine giornata vogliono senza alcuna fatica, in pochi minuti, poter riuscire a cucinare un prodotto con le caratteristiche di cui parlavamo prima, assolutamente genuino e in pochi minuti. Assolutamente sì, abbiamo scoperto per esempio vendendo il nostro prodotto nel negozio che abbiamo qui a fianco allo stabilimento, nel nostro factory store, che è molto apprezzato anche da quelle mamme che hanno magari impegni lavorativi, per cui nell'ora di pranzo non sono a casa, e che hanno i figli che tornano a scuola tutte le ore così dell'inizio del pomeriggio, e che in quel modo risolvono la pausa pranzo in modo sano, veloce, genuino, garantendo ai figli, ecco, di consumare un prodotto assolutamente salubre. Quindi sono veramente tanti i modelli di consumo, i momenti di consumo. Quindi devo dire che anche la diffusione nel mondo retail in alcuni mercati ci sta dando grandi soddisfazioni, perché effettivamente poi il consumatore ha a disposizione un prodotto estremamente versatile. Parliamo della proposta alla distribuzione automatica, quindi ai gestori che possono acquistare il prodotto, inserirlo nelle spirali dedicate e proporlo ai propri clienti, che sono per lo più aziende, uffici e così via, affinché gli utenti, i consumatori finali, possano andare a selezionarlo, prepararlo in pochissimi minuti con appunto un forno a microonde, perché la confezione, ricordiamolo, è microondabile, è così? Sì, è così certamente. Abbiamo testato in varie occasioni e distribuiamo attraverso alcuni operatori del vending il nostro prodotto, un formato che si adatta particolarmente bene a essere distribuito attraverso le più comuni vending machine che tutti siamo abituati ad utilizzare negli uffici e nei locali pubblici, avendo una conservazione molto lunga, non ci sono neanche particolari problemi nella gestione della logistica, quindi è un prodotto estremamente versatile con modalità di preparazione e di utilizzo molto ampie, quindi uffici sì, perché ormai, voglio dire, l'accesso all'acqua calda o a microonde è disponibile un po' dappertutto, ma anche stazioni pubbliche di vending machine multiprodotto, eccetera, quindi è un prodotto veramente estremamente versatile da questo punto di vista. Ecco, allora, per coloro che sono all'ascolto, che ci stanno guardando, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per avere maggiori informazioni, richiedere magari dove poterlo acquistare e chissà aprire un canale commerciale per realizzare una collaborazione commerciale di nuovo tipo? Naturalmente sì, intanto si possono trovare sul nostro sito web molte più informazioni sul prodotto, sulle gamme disponibili, e naturalmente ci sono i contatti a cui rivolgersi per ottenere maggiori informazioni. Il primo contatto con l'azienda lo si può avere attraverso l'indirizzo email info@pastaberuto.it. Però consiglio a chi fosse interessato di avvicinarsi al nostro sito web, che tra l'altro assolve anche
alla funzione di e-commerce, quindi qualora al di là del fatto che noi ovviamente possiamo provvedere a inviare campioni eccetera, ma chi fosse interessato così ad un primo contatto informale anche attraverso il canale e-commerce si possono così avere informazioni sul prodotto, testare il prodotto eccetera. Vorrei ancora aggiungere una cosa piuttosto significativa: siamo sul mercato da 2 anni con questo prodotto, questo progetto. Ho parlato delle 5 referenze che abbiamo commercializzato finora. Noi saremo presenti al SIAL di Parigi a metà ottobre e durante quell'evento presenteremo una gamma di 5 nuove referenze, quindi la gamma passerà a 10, salvo poi magari decidere di toglierne forse una strada facendo. Beh, ecco, 5 nuove referenze che ampliano la gamma sia nella direzione delle ricette, delle preparazioni vegane, perché questo è un canale che è sempre più importante e interessante, che appunto aggiungendo qualche cosa di nuovo, e in particolare 2 zuppe, quindi non soltanto la pasta diciamo asciutta come siamo abituati a considerarla, ma anche 2 zuppe estremamente bilanciate dal punto di vista nutrizionale, con l'aggiunta di legumi oltre alla pasta, e quindi dei pasti nutrizionalmente anche molto ben bilanciati. Direi che è un'ulteriore apertura ai mercati europei o comunque esteri, perché le zuppe sono particolarmente gradite in Europa, nel nord Europa. Voi esportate, avete una quota legata all'export davvero significativa nell'ambito della produzione aziendale. Sì, è vero, per pasta Berruto l'export vale direi oltre il 90% del totale, quindi è decisamente preponderante, e questo è un prodotto che diciamo viene compreso molto facilmente dai nostri clienti stranieri, che sono più abituati dei consumatori italiani spesso a utilizzare questi prodotti, anche se devo dire che proprio perché in Italia una pasta proposta all'interno di una capa con delle modalità di preparazione come quelle che abbiamo descritto è una grande novità, abbiamo suscitato grande interesse, ci sono vari operatori che stanno utilizzando il nostro prodotto e stiamo ottenendo dei risultati piuttosto positivi anche sul mercato italiano. Anche perché non dovremmo dirlo, ma in realtà non andiamo nel dettaglio, voi proponete questo prodotto a un prezzo di mercato estremamente conveniente, e dunque anche la portata, cioè il prodotto finito una volta venduto al distributore automatico assume un prezzo, non dico cheap, ma certo non expensive. Certamente, sì, naturalmente tra le cose di cui abbiamo tenuto conto nella creazione di questo prodotto abbiamo anche cercato poi di pensare a un posizionamento che fosse facilmente avvicinabile da un po' tutti i consumatori, e quindi a seconda del mercato, dell'impatto dei costi logistici eccetera eccetera, troviamo questo prodotto posizionato intorno all'euro 80, euro 90, fino a 2 euro diciamo al punto vendita al consumatore finale, il che sostanzialmente fa sì che Pasta Cup sia una vera alternativa sana, nutrizionalmente completa, bilanciata a un pasto fuori casa veloce, alla pausa pranzo in ufficio eccetera eccetera. Beh, hai svelato tu ciò che io non ho voluto, ma appunto non mi era dovuto. In realtà il prodotto è davvero estremamente economico per i gestori ed è possibile rivenderlo anche con una percentuale di ricarico estremamente importante. Siete, devo dire, molto coraggiosi visto anche il momento, perché con tutte le problematiche che ci sono legate alla produzione per via del caro energia elettrica, gas, con le materie prime che sono decuplicate in poche settimane,
Beh, insomma, dire che ci state nei costi è anche un po'... cioè, non so se sia proprio così. Ma il vero problema purtroppo è che in realtà, è paradossale dirlo, ma non sappiamo quali saranno i nostri costi di produzione da gennaio in avanti, perché arriveremo fino a fine anno con tutte le difficoltà che tutti conosciamo, la volatilità dei prezzi delle materie prime e i prezzi, i costi dell'energia e del gas in aumento. Non sappiamo, perché non ci sono operatori sul mercato in grado oggi di fare prezzi fissi e stabili per il 2023, non sappiamo determinare tutte le voci di costo che compongono diciamo il costo del nostro prodotto. Quindi c'è una certa dose di preoccupazione e di incertezza che penso sia così condivisa da tutti gli imprenditori italiani. E naturalmente ci auguriamo che nelle prossime settimane, se ne parla tutti i giorni ormai, ci sia una presa di posizione magari che possa così determinare un po' più di stabilità. Quindi il grosso tema oggi è sicuramente quello dell'energia, e poi si porta dietro tutta una serie di altre cose. L'imballo, soprattutto a base carta, segue a stretto giro, perché anche su quelle voci di costo abbiamo subito aumenti di costo veramente molto molto forti. Facciamoci coraggio, di certo abbiamo tutti i nostri politici che in ogni caso dovranno risolvere questo problema, sono certo che una soluzione in qualche modo si troverà, perché altrimenti l'Italia chiude davvero i rubinetti ai dipendenti, alle aziende, alle famiglie e così via. Quindi io sono assolutamente fiducioso e dunque ti invito anche te ad essere fiducioso e ad avere coraggio. Stefano, il tempo a nostra disposizione è terminato, io desidero ringraziarti per essere stato presente qui con noi accogliendo l'invito per parlare di Pasta Cup. È stato un piacere, ti ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno avuto la voglia di ascoltare questa chiacchierata e se siete curiosi di provare il nostro prodotto, contattateci e sarà un piacere rispondere alle vostre domande. Benissimo, grazie Stefano. Amici, noi continuiamo con altre interviste la prossima settimana, altro capo d'azienda, non vi svelo ancora chi sarà con noi, e man mano nelle successive settimane ci saranno tanti altri personaggi che diranno la loro sui temi di cui abbiamo appena parlato, presentando le novità del mercato per la distribuzione automatica e per il fuoricasa, quello che si chiama out of home. Stefano, certamente sì. Abbiamo molta familiarità con questa definizione. Dato quel cappello ci sta tanto, tanto lavoro e tanti prodotti. Grazie ancora, amici. Noi... Grazie a voi e arrivederci. Grazie. Noi ci vediamo prestissimo qui sugli schermi di HorecaTV.it.